portano anche limitamente a una funzionaria del progetto ICANN in Uruguay a fare noi installazioni, a montare telecamere, a montare microspie e a fare pedinamenti con i colleghi uruguayani proprio per supportarli, per cercare di applicare in Uruguay il metodo del ROS. Chi meglio della DEA e dell'FBI potevano supportare la nostra azione in Sud America? Abbiamo questa collaborazione e nel frattempo acquisiamo tutta una serie di informazioni su soggetti operanti qua nel territorio dell'area di Africa soprattutto, ma anche San Luca, i soggetti legati al latitante per ragioni di narcotraffico, quindi mettiamo sotto controllo. Succedono nel maggio del 2021 alcune cose tutte assieme. Intanto parte un soggetto di San Luca, ma che aveva avuto rapporti con questa componente. Riusciamo ad analizzare una serie di chat di SkyCC che riguardavano un altro latitante, Pasquino Vincenzo, che poi troveremo insieme a Morabito Rocco al momento dell'intervento, a Joao Pessoa. L'analisi di queste chat, di questo telefono criptato che ritenevamo in uso a Pasquino Vincenzo, che cosa dice? Ci dice che probabilmente era tuttora in affari con Morabito, con un soggetto che ritenevamo potesse identificarsi in Morabito Rocco, che stavano nell'area brasiliana e noi attraverso una serie di attività tecniche fatte in Uruguay avevamo documentato che la moglie del latitante periodicamente si spostava in Brasile. Ma soprattutto a un certo punto sparisce dal territorio nazionale un appartenente alla famiglia Giampaolo di San Luca che sapevamo i rapporti con Pasquino. Quindi attiviamo i nostri canali e riusciamo a capire che stava giungendo in Brasile. Parte il nostro team d'intesa con la Polizia Federale Brasiliana, un nostro team integrato da una funzionaria del progetto ICANN di SHIP. Ma c'è di più, perché la DEA ci comunica che l'FBI aveva in corso un'indagine attraverso la captazione di criptofonini di ultima generazione diversi da SkyCC. Ci forniscono un identificativo di un cellulare di Pasquino Vincenzo. Ci sembra sempre più probabile che effettivamente quel soggetto, quel Giampaolo partito da San Luca, stesse andando a incontrare Pasquino Vincenzo, che Pasquino Vincenzo era in Brasile insieme a Morabito Rocco. Lì la Polizia Federale Brasiliana è stata impeccabile. Sono riusciti a localizzare il criptofonino in uso a Pasquino, hanno localizzato i due latitanti all'esterno di un appartamento di Joao Pessoa. In quel momento i nostri uomini erano a Brasilia, nella sede della Polizia Federale, hanno concordato con noi anche in Italia l'intervento, sono intervenuti e hanno arrestato entrambi i latitanti.